Qua nuovamente oggi, 3 di novembre del 2016, facciamo una bellissima cosa. Allora, oggi facciamo i panini speciali, si chiamano gli hot dog. Sapete cosa sono gli hot dog, no? Quindi, io li faccio sempre a casa e vengono morbidi e perfettamente buonissimi. Allora, gli hot dog fatti in casa ci vogliono solamente pochissimi ingredienti e con poca farina anche. Allora, ci vogliono solamente 450 g di farina tipo 00, 200 g di acqua calda, poi 50 g di zucchero, 18 g di lievito per birra, di lievito di birra, se il lievito secco 6 g, 25 g di burro fuso, 4 g di sale e 2 uova, che dopo vi faccio vedere le uova separate. Un tuorlo con rosso, insomma, dopo ti vi faccio vedere. Adesso andiamo a mettere il procedimento con la preparazione e dopo vediamo. Nel frattempo facciamo una bella ricca colazione, mentre che si impastano le cose, facciamo una bella ricca colazione di ciambelle e berline. Tedeschi sono, ciambelle e berline con gusto di marmellata, pesca o aromi, quello che volete voi, insomma. Poi ci sono le castagne, castagne fatte a forno, vedete che sono belle le castagne. Io dico che voi a questi tempi ve le siete mangiate, le abbiamo fatte già freschi, caldi caldi. Questa colazione l'abbiamo comprata stamattina, abbiamo fino a domani abbiamo colazione abbondante la mattina, per noi, per i nostri bambini, per portargliela all'asilo. Insomma, non manca niente. Adesso procediamo per gli hot dog, così gli facciamo vedere, facciamo vedere ai bambini gli hot dog e le uccigli li facciamo mangiare. Fatele per i vostri bambini, mi raccomando, così saranno sempre felici. Accontentate i vostri mariti, così saranno contenti di quello che si mangia dalle mani fatte dalla propria moglie. Vi do un consiglio, meglio farle a casa le cose che non comprarle. Allora, procediamo con l'impasto. Uniamo tutto il necessario e continuiamo. A dopo! Siamo giunti qui. Per prima cosa, sciogliere, prendere l'acqua tiepida, no? Aggiungervi lo zucchero, il lievito di birra e scioglierlo là dentro, l'acqua tiepida. Abbiamo messo tutto qua. Adesso cerchiamo di mescolare e fare sciogliere tutto, il lievito di birra e lo zucchero. Nell'acqua tiepida abbiamo messo 18 g di lievito di birra e lo zucchero dentro. Adesso mescoliamo fino a che non si scioglie tutto, mi raccomando. Mettiamo di parte e separiamo le uova. 2 uova, un tuorlo da solo a parte per dopo la glassa per i panini, e un uovo sano e un rosso insieme all'altro, vedete? Un uovo e un rosso. Allora, procediamo adesso. Vediamo cosa facciamo. Allora, prendiamo un contenitore più grosso, no? Questo è buono. Mettiamo le uova qua. Mettiamo la farina insieme alle 2 uova. Ok, miscelare il bianco rosso, mettiamo di parte. Mescoliamo le 2 uova, va bene? Poi, ecco qui. Adesso
adesso prendiamo la farina. Solo che è un problemuccio. Dobbiamo prendere una cassa e una ciotola più grande, poco più grande. Mettiamo tutto qua dentro così. Ups, il telefono è caduto, scusate. Allora, prendiamo la miscela del lievito di birra, aggiungiamo un 3/4 di farina dentro. Aggiunte, abbiamo impastato la pasta, avete visto come omogenea, compatta, bella morbida, non deve essere appiccicosa. Adesso non dobbiamo fare solo una cosa, la dobbiamo prendere, la dobbiamo fare lievitare per un'ora a temperatura ambiente, mi raccomando. A dopo. Aggiunti, dopo un'ora abbiamo fatto lievitare la pasta brio dog. Adesso mettiamo sulla piattaforma e formiamo 8 palline, da ognuna di 100 grammi l'una. Eccoci giunti, adesso pesiamo ogni pallina 100 grammi, come avevo detto. Dividiamolo in 8 parti, 8 palline, mi raccomando. 100 grammi precisa, ok. 100 grammi. E così via. Eccoci qua giunti, avete visto, io sto formando delle palline, sto formando tipo dei palline lunghe, a forma, no? Forma su di esse. E posizionandole di nuovo sulla teglia. Non metterle a troppo attaccate, perché poi allevitano, devono allevitare un'ora. Lavorare la pasta per pelino e formare tipo dei panini lunghi, però questa è pasta diversa di pasta di hot dog, non sono panini. Ecco qua, la pasta è abbastanza molla, mettere un po' di farina se volete, così se non vi appiccichi nelle mani. Mettetele nella teglia e così via, mi raccomando. Giunte, gli hot dog sono pronti, come vedete hanno preso la loro forma. Adesso li spennelliamo con il bianco di uovo che abbiamo messo di parte all'inizio. Da qua aggiungiamo 16 grammi di acqua, 16 grammi di acqua preciso, né più né meno.
mischiamo con un pennello. E spennelliamo, ok, spennelliamo gli hot dog così che possano venire belli morbidi, soffici e gonfi. Mi raccomando. Spero che vi piaccia questa mia ricetta. Fate contenti la vostra famiglia. Ok, abbiamo fatto tutto, abbiamo spennellato per bene. Adesso mettiamo in forno. Abbiamo fatto lievitare per un'ora. Temperatura ambiente. Abbiamo fatto lievitare un'ora. Adesso mettiamo in forno a 180 gradi per un minimo di 15-20 minuti. Mi raccomando, eh. Ecco qui. Abbiamo terminato di fare gli hot dog, i würstel. E dopo li contiamo con il ketchup, come volete voi. A dopo. Eccoci qua giunti. Ma che sono belli questi hot dog. Manca poco. E li sforniamo. Eccoci qua giunti ai nostri hot dog. Si sono fatti però, attenzione, perché sono caldi. Avete visto come si sono cotti? Tutti. Avete visto? Sono un po' caldi, ma se volete fare freddare però. E sono come panine, ma non sono panine, sì, come panine su per giù, ma sono hot dog sono. Quelle panine che vendono nelle bancarelle dove mettono i würstel. Avete visto? È un po' caldo, non lo posso prendere perché è caldo, però guarda, ahia, no, inutile. Guardate, panini hot dog, guardate che bella presentazione. Sono caldi, mi dispiace, ma se no mi brucio. Io potevo fare solamente con un tovagliolo, potevo provare, ma mi brucio lo stesso. Farvi vedere che di come sono morbidi. Ok, avete visto? Guardate. Sono venuti come brioche, tipo. Avete visto? Io voglio farvelo vedere. Avete visto che sono belle morbidi? 10 minuti e si raffreddano. Poi vedete. Allora, tagliate di qua, da questo lato di mezzo, no? Adesso vi do una dimostrazione. Per condire il primo piatto. Prendiamo un coltello. È meglio condire quando è caldo. Prendiamo una bella forchettina. Avete presente le fiere? Perfetto, uguale. Poi dite voi, avete visto com'è? Questo è il panino hot dog. Adesso ci mettiamo un po' di ketchup. Ketchup a vostro piacere, mi raccomando. Io ci sto mettendo. Potete mettere un ketchup, ecco qua, perfetto. Poi ci potete mettere anche la maionese sopra. Ketchup e maionese, tutte e due le cose, per un bilimento
speciale. Allora, avete visto? Queste, adesso sono raffreddate, avete visto? Questi sono i panini hot dog, tagliare da questa parte bianca, anche dall'altra perché è chiuso qua, meglio da questa parte dove ci sono le strisce. Avete visto qua? Abbiamo messo il ketchup, Yustel e maionese. Procediamo per farne un altro. Adesso li faccio di nuovo, li faccio rivedere di nuovo. Eccoci qua giunti. Questi sono i panini, avete visto? Sono morbidissimi, ve l'assicuro. Ma sono pazzeschi, ve la consiglio questa ricetta. Facile, facile sono. Ci perde un pochettino di tempo, una giornata, però vengono panini eccezionali. Aso, vengono hot dog mai visti, meglio fai da te. Allora, si dice fai da te, è meglio. Avete visto? Questo è un panino hot dog speciale. Questo con il ketchup solo e con il Yustel, l'avete visto? Questo è con ketchup e maionese. Io ne ho fatti due, vi ho fatto vedere. Vabbè, a piacere vostro, anche se ci potete mettere ketchup piccante. Sose piccante, è uguale come volete voi. Bene, che cosa dirvi? Questa ricetta l'avete vista? Per questi hot dog ci vogliono solamente questi pochi ingredienti: 450 g di farina 00, 200 g di acqua, 50 g di zucchero, 18 g di lievito di birra, 6 oppure 6 g di lievito secco di birra, 25 g di burro fuso, 4 g di sale e 2 uova. Poi il procedimento l'avete visto come ho fatto? Questi che dirvi sono gli hot dog fatti da me. E adesso non vi auguro che una buona cena a tutti. Stasera hot dog mangiamo. Vi faccio vedere gli ultimi panini che sono venuti. Veramente buonissimi. Sembrano tipo brioche, però non sono brioche, sono panini. Hot dog sono. Uguali, uguali, incredibile, uguali. Uguali. E questi hot dog vanno a ruba, ve lo assicuro io. Guardate bene. Guardate com'è morbida la pasta. Sono morbidi, sono cotti, sono tutti cotti. Perfettamente. Che dirvi? Adesso vi auguro alla prossima. Alla prossima ricetta. Spero che vi sia piaciuta. Mi raccomando, fatelo alla vostra famiglia, ai vostri bambini che amano gli Yustel, amano gli hot dog, al vostro caro marito. Fatelo che io ve lo consiglio. Sono venute veramente buonissime, specialmente con questa ricetta. Ciao ciao a tutti. Alla prossima.